chiamarlo distretto sarebbe qualche cosa di non vero, perché bisognerebbe chiamarlo dislargo. Le aziende ceramiche distano l'una dall'altra quasi 150, 200, quando addirittura 300 chilometri. Florim a Clarksville, l'Atlas Concord, come dicevo, in procinto di costruire lo stabilimento nei pressi di Columbia, e poi a Loudon del Conca e Stonepeak a Crossville. Poi a distanza da Nashville, 150 miglia, si arriva al confine con il Kentucky, e subito dopo il confine, a 40-50 miglia, la Florida Tiles. Ma proviamo a dare una risposta alla domanda che viene spontanea: perché gli imprenditori della ceramica hanno scelto il Tennessee? Quali sono le condizioni che hanno catturato la loro attenzione? Being where we're located is an advantage. La nostra posizione favorevole e anche il fatto di avere l'energia a basso prezzo costituiscono per noi un elemento vantaggioso. Siamo collocati in una porzione degli Stati Uniti che sta crescendo in modo attivo, e la componente lavoro è importante per il fenomeno migratorio al quale stiamo assistendo. Qui c'è lavoro per le persone che hanno voglia di lavorare. Ma indubbiamente, per quello che riguarda i costi energetici e i costi di produzione, sono molto inferiori rispetto a quelli che abbiamo in Italia. Soprattutto l'energia, sia il gas che l'energia elettrica, costano praticamente quasi la metà, un 40% in meno. E per quello che riguarda il personale, ovviamente invece possiamo dire che a Sassuolo, comunque nel comprensorio, ci sono operai più specializzati che nascono da una cultura ceramica che è molto importante, e anche una tradizione che va indietro di molti anni. In America è un pochino meno semplice, ecco, trovare del personale così preparato. Però diciamo che oramai ci siamo specializzati, alcuni ragazzi li abbiamo portati dall'Italia e li abbiamo trapiantati in America, altri li abbiamo presi in America, li abbiamo affiancati agli italiani e li abbiamo cresciuti. Oggi la fabbrica funziona davvero molto bene. Quello dell'energia lo è in un qualche modo, perché le scelte di una politica energetica americana hanno fatto sì che si è abbassato in maniera importante il costo dell'energia, che si paga decisamente, soprattutto quella del gas naturale si paga molto molto di meno che non in Italia ed in Europa in generale. Tasse, cioè, certamente sono più basse. Sono più basse, se noi calcoliamo la pressione fiscale complessiva, sono più basse in maniera apprezzabile, anche perché sul lavoro medesimo, sul lavoro stesso, noi abbiamo un livello di tassazione che negli Stati Uniti è più basso. Quindi sulle imprese grava una pressione più bassa, ma questo perché è tutto teso a favorire l'investimento. Ovviamente la pressione fiscale è molto inferiore rispetto a quella italiana, perché si aggira tra il 30 e il 35%, quindi c'è veramente una differenza abissale. In Italia siamo oltre il 70 oramai, e quindi è la metà. Sicuramente, ecco, negli Stati Uniti le tasse si pagano, tutti le pagano, la pressione fiscale è più ragionevole da un punto di vista proprio della percentuale, però no, le tasse si pagano assolutamente. Quindi è una dinamica diciamo dell'economia tutta proiettata a fare sì che si intraprenda costantemente. È molto premiata l'attività di impresa se questa impresa fa investimenti e produce nuovi posti di lavoro e nuova ricchezza. E quindi da questo punto di vista è un orientamento del paese che ti dà garanzie. Ti dà garanzie, sai che ti puoi aspettare una certa stabilità, le regole sono date, si possono capire abbastanza facilmente, e comunque immediatamente ti trovi in una situazione di stabilità per il lungo periodo. Secondo me questo è un valore molto importante per abbassare o comunque limitare una variabile importante del rischio di impresa.
scegliere il luogo per uno stabilimento industriale richiede la presenza di un parco industriale con delle utilities, con delle superfici, degli spazi abbastanza notevoli. Quindi diciamo le opzioni ne abbiamo valutate molte anche in diversi stati e quindi alla fine abbiamo pensato che logisticamente Loudoun fosse la scelta migliore, perché appunto siamo vicino alle due principali autostrade del Tennessee, una che va nord-sud, l'altra est-ovest, e quindi questo ci permette di essere vicini ai nostri clienti, insomma, e connessi in una maniera corretta, oltre che vicini alle materie prime, che è la ragione per cui il Tennessee è lo stato scelto per la produzione di porcellanato negli Stati Uniti. Significa avere una posizione veramente di, come posso dire, di grande visione strategica e di forte presenza sul mercato, e quindi di poter affrontare il mercato degli Stati Uniti in termini completamente diversi. Siamo un'azienda che produce localmente per il mercato, con interessi radicati sul mercato, e quindi anche nella percezione che i nostri clienti hanno di noi cambia completamente l'impostazione. Non siamo più dei semplici esportatori, venditori di piastrelle, ma siamo una realtà produttiva con persone, con aziende, con macchinari, quindi è completamente una prospettiva diversa. C'erano realtà più che altro americane, loro soprattutto fabbriche di rivestimenti, il classico rivestimento 10x10, 15x15, tinte unite americane, fabbriche di cuori tile, quello che noi chiamavamo il clinker. C'era un'altra fabbrica italiana giù a Conro, più o meno nata nello stesso tempo, che poi venne rilevata dal gruppo Daltile, e oggi è una fabbrica chiusa, ma che comunque è stata un'altra delle realtà, prime realtà italiane. Allora il Texas sembrava essere l'area più favorevole per lo sviluppo della ceramica, allora era quasi tutta pasta rossa, quindi le materie prime erano locali, il gas, la disponibilità di energie ovviamente in Texas. Ci sono aeroporti come Houston e Dallas, erano facili da arrivare. Poi l'evoluzione ha portato le fabbriche verso il porcellanato, e quindi ci siamo spostati tutti più sull'area centrale degli Stati Uniti, Tennessee, Alabama, dove oggi ci sono il maggior numero di fabbriche. Siamo aperti nel 1921, la seguiamo noi dalla famiglia, quindi mio papà, io. La differenza sostanziale, io vedo tutto molto più semplice e positivo, principalmente, come ho detto prima, la burocrazia è una cosa molto più semplice rispetto a quella italiana. In più le istituzioni stesse sono quelle che veramente ti aiutano e ti incentivano a far parte di questo mercato, che è un mercato soprattutto in crescita. Il discorso della differenza sta nel fatto che in Italia burocraticamente è molto più lunga e molto più difficile. In America invece c'è un'assistenza, c'è una velocità, ci sono cose che noi oggi ci sogniamo. E quindi è stato molto piacevole scoprire tutto ciò, anche se me ne avevano già parlato, però è vero, è reale. Loro considerano il piccolissimo imprenditore come siamo noi, tanto quanto una ditta enorme come possono essere le ceramiche e anche aziende più grandi. Loro usano lo stesso trattamento con tutti e siamo veramente rimasti soddisfatti e anche affascinati da questo modo di lavorare degli americani, dello stato del Tennessee, delle contee, di tutto. La velocità, l'assistenza, tutto è chiaro e tutto è snello, si perde poco tempo, si arriva all'obiettivo in maniera molto diretta e molto rapida. Per quello che riguarda invece le risorse umane, si trattava di trasferire il know-how in un paese che fondamentalmente non aveva formazione per quello che riguardava i servizi offerti da Rainbow,
e trasferire personale in un paese estero comporta costi e disagi particolarmente importanti. I lavoratori americani sono abbastanza flessibili per quanto riguarda l'orario di lavoro, sono persone che sono abituate a seguire regole e istruzioni. Dall'altra parte però non mostrano un particolare attaccamento all'azienda. I problemi più importanti che riscontriamo è l'affidabilità in termini di puntualità e di presenza costante sul posto di lavoro. Nonostante i costi stiano crescendo ovunque, qui da noi il costo dell'energia e anche il costo della manodopera sono molto appetibili. Se a questi aggiungiamo che qui vengono a lavorare persone che ne hanno voglia, è chiaro che tutto diventa molto più facile e sotto controllo. Purtroppo non riusciremo a mostrarvi Graceland, la tenuta di Elvis Presley. Si trova a Memphis, ci sono 5 ore di macchina da affrontare. Elvis acquistò la casa nei primi mesi del 57 per circa $100,000, laddove oggi lui riposa e accoglie turisti da tutto il mondo. Pensate che è il secondo sito degli Stati Uniti ad essere più visitato. Alle 18.01 del 4 aprile 1968 il cuore di Martin Luther King cessava di battere. Proprio nelle vie della città di Nashville, alle nostre spalle, veniva assassinato. L'uomo che più di tutti ha lavorato e pagato con la propria vita per rivendicare i diritti della gente di colore. All'inizio dell'insediamento industriale nel 1950, intorno a quegli anni, diciamo che gli imprenditori e il sindacato collaboravano di più, avevano progetti comuni. Poi le aziende hanno camminato in modo molto più indipendente. La forza lavoro qui nel Tennessee non ha la mentalità di vedere in una collaborazione con il sindacato il toccasana per il loro status. Le aziende fanno un buon lavoro, i lavoratori sono contenti, non c'è bisogno di altro. Una regola che non vale per tutti gli stati, ne sa qualcosa la M Production, che dal prossimo anno dovrà vedersela con Chicago per l'organizzazione del Coverings. Le M significano tendenzialmente, almeno dal nostro punto di vista, un grosso problema. È un problema legato a una condizione di lavoro che è per noi difficile da concepire. Ed è un problema che noi riscontreremo nel prossimo anno con il Covering 2016, perché si svolge a Chicago, dove le union non permetteranno alle società di allestimenti di poter operare nel contesto del quartiere fieristico. E noi potremo tutto al più dare un supporto di supervisione. E quindi tutto questo farà sì, conoscendo quelli che sono i costi in una condizione di monopolio, i costi della manodopera locale, per noi difficilmente concepibili, perché si parla di cifre attorno ai $150 all'ora. Nel 2014 il mercato americano ha consumato 232 milioni di metri quadri, un 5% in più rispetto al 2013. Una sostanziale stabilità quindi dopo 4 anni di crescita ininterrotta, con il massimo aumento raggiunto nel 2013, quando il consumo di ceramica schizzò a più 12,9%.
rallenta anche la crescita del valore delle piastrelle consumate su questo mercato. Tra il 2013 e il 2014 è a più 6,1, ben lontano dal più 16 registrato tra il 2012 e il 2013. Prospettive possono essere, sono interessanti. Prospettive, il mercato sicuramente nei prossimi anni continuerà a crescere, non a ritmi vertiginosi. Noi confidiamo in una espansione dei consumi della ceramica, non solo quindi di una crescita del mercato in termini di economia, ma anche di una maggiore capacità del prodotto di conquistare i consumatori che oggi compravano vinilico o comprano moquette o comprano altri prodotti non ceramici. Quest'anno produrremo quasi 9 milioni di metri quadri. Stiamo facendo un investimento per aumentare ulteriormente la produzione adesso, e però nonostante questo abbiamo già tutto venduto e stiamo producendo qualcosa dall'Italia per soddisfare i bisogni attuali. Stiamo ampliando lo stabilimento in questo momento e a settembre-ottobre partiremo con un impianto di grandi lastre in Tennessee. Abbiamo capito che qui il mercato ha delle regole distributive di un certo tipo, c'è una gran parte del consumo che transita verso player di grandi dimensioni, quindi sono necessarie anche delle performance di produttività elevate, quindi si fanno investimenti tesi alla produzione di lotti più importanti e a degli standard assolutamente più stabili. Quindi il progetto industriale è un progetto, diciamo, più industriale rispetto a quello che normalmente si fa in Italia, dove bisogna essere capaci di avere una grande duttilità, flessibilità produttiva e avere anche un contesto che ti favorisce il cambio continuo degli articoli, dell'articolazione proprio della gamma molto più frammentata ma anche articolata, cioè in senso positivo e in senso negativo. Lo stabilimento del Tennessee che praticamente partirà a gennaio-febbraio dell'anno prossimo è un investimento di 160 milioni di dollari per circa 15 milioni di metri quadrati a una volta a regime, diviso in due fasi, ma la prima fase importante sarà di 7-8 milioni di metri quadrati per la produzione sia di comunque tutto porcellanato, sia smaltato che a tutta massa. Alcune delle tecnologie sono ancora un po' in studio, vedremo un po' come si evolve anche il mercato. Abbiamo 6 linee di produzione con 5 forni, 7 linee di scelta, 2 mulini di macinazione, mulini continui. Tutti i forni vanno a pieno regime, siamo intorno ai 35-34 mila metri giornalieri. Noi abbiamo uno stabilimento di 30.000 metri quadrati in cui c'è l'intero ciclo produttivo, quindi a partire dalle materie prime, macinazione, atomizzazione, pressatura, smaltatura, eccetera. È un stabilimento molto moderno, quindi assolutamente adottiamo tecnologia di stampa digitale, selezione automatica, quindi veramente tutte le ultime nuove tecnologie sono presenti e siamo molto contenti del risultato e pensiamo che sia una buona possibilità per noi di non solo essere più vicini ai clienti ma anche poter sviluppare i prodotti che sono più specifici per questo mercato. Noi praticamente qua abbiamo un servizio di rigenerazione e fornitura dal nuovo di stampi e tamponi. All'inizio ce l'ha parlato di un primo grande investimento dove potevamo fare anche stampi dal nuovo. Abbiamo deciso di fare questo in due step, quindi siamo partiti con una rigenerazione e la parte nuova solamente del tampone. Arriveremo a fare anche gli stampi presto.
tutte le nostre macchine, le nostre linee di taglio, le nostre linee di rettifica, le nostre linee di lappatura e tutte le nostre linee per la produzione di batiscopa smaltato sono italiane. Tutta la tecnologia e tutta la manodopera per l'installazione e per la manutenzione. Noi lavoriamo per tutte le aziende ceramiche presenti sul suolo degli Stati Uniti. Abbiamo Daltile in Texas, abbiamo Marazzi in Texas, Stone Peak che ha una sede a Chicago. Gli obiettivi sono di arrivare a servire il mercato americano e di coprirlo per quanto riguarda la rigenerazione, per continuare poi a fornire chiaramente anche dall'Italia gli stampi nuovi o quello che là non è possibile oggi fare. In questo modo loro potranno mandarci tutto il materiale, tamponi, lastrine, stampi, per rigenerare, e questo chiaramente renderà loro la vita più semplice, più facile, e avranno un risparmio. Partiamo con la marcia giusta per non trovarci in difficoltà, quindi partiamo con la rigenerazione comunque di tutto, lastrine, stampi e tamponi. Per poi aggiungere qualcos'altro della nostra attività che saranno caricamenti, tutto quello che riguarda la parte retropressa che stiamo già facendo, compreso un po' di impiantistica, ma step by step. Partiamo oggi con la rigenerazione di stampi, tamponi e lastrine. Cerchiamo di acquisire sempre nuovi macchinari e di formare il personale in modo da garantire un miglior servizio e un miglior prodotto. Gli investimenti sono principalmente rivolti a nuovi impianti che secondino le richieste in termini di lavorazioni perimetrali e superficiali. La nostra assistenza praticamente si basa molto su quello che è il servizio della matrice, quindi quello che è la pressa delle piastrelle, praticamente il rilievo che tutte le aziende utilizzano per poi andare a fabbricare le piastrelle. Quindi qua in questa sede noi disegniamo, progettiamo la matrice, addirittura anche dall'Italia abbiamo la possibilità di fare i test e i provini, poi fare la parte produttiva qui in sede. E quindi diciamo che la ricerca spesso viene gestita anche dall'Italia, ma la fase produttiva della matrice viene fatta qua negli Stati Uniti. Questo permette di accorciare i tempi di attesa, perché prima la matrice veniva fatta in Italia e trasferita in America, quindi con mezzi, quindi addirittura ci volevano dei mesi di tempo trasferire una matrice dall'Italia agli Stati Uniti. Qui invece parliamo di qualche giorno, gliela andiamo a realizzare, quindi ottimizziamo il servizio, accorciamo i tempi di attesa. Well, we as the industrial board in Montgomery County, we do our best to work with our existing industry. Vi è un consiglio per l'industria che sta facendo del suo meglio per il nostro attuale tessuto industriale. Informa su tutto quello che sta accadendo nel territorio e nella nostra comunità. Dal mio punto di vista, abbiamo un rapporto molto buono con la maggior parte delle aziende che hanno deciso di stabilirsi qui nel Tennessee, ma è come un matrimonio, noi vogliamo loro e loro vogliono noi. Fase di costruzione e comunque di organizzazione, prima ancora di arrivare alla produzione, abbiamo visto un atteggiamento molto pro business delle istituzioni. Questo abbiamo avuto modo di riportarlo già più volte in Italia e non ci stanchiamo di dirlo, perché è veramente una cosa che ci ha stupito molto. Poi ovviamente l'Italia, soprattutto in campo ceramico, ha una grandissima tradizione, esperienza, la presenza di numerose aziende fa in modo che ci sia un tessuto che è veramente capace, e le possibilità sono veramente numerose, anche di sviluppo, eccetera. L'Italia è un paese meraviglioso, secondo me bellissimo, ha un'architettura, una storia, delle tradizioni incredibili. L'America però è un paese in grandissimo fermento, mentre io vedo l'Italia come tutte le grandi civiltà forse del passato, nei corsi e ricorsi storici un po' in declino come cultura, nelle scuole, nei servizi, mentre l'America è un paese in grande fermento, in grande espansione. È vero che non ha le tradizioni che abbiamo noi, e queste mi mancherebbero molto, però pensando al futuro anche dei miei figli è un paese molto interessante. No, dal punto di vista ideale si vorrebbe
produrre nei posti dove ci sono le condizioni migliori, e certamente gli Stati Uniti oggi rappresentano il paese forse più favorevole. Dal punto di vista però dei mercati è giusto avere posizioni distribuite secondo delle capacità di assorbimento dei mercati più principali. Venire negli Stati Uniti non determina un problema per gli americani, loro sono sempre pronti ad ospitare stranieri che hanno voglia di investire nel loro paese. Non è uguale su certi altri paesi dove invece c'è un sistema decisamente più protezionista, più chiuso, più orientato alla protezione anche dell'impresa locale. Cos'è che invece non le manca dell'Italia? Non mi manca il caos, non mi manca la polemica politica, non mi mancano le burocrazie inestricabili e difficili da capire e da risolvere. E tutti quelli che sono i mali che normalmente vengono elencati e che tutti gli italiani conoscono da anni e che però non si è mai riusciti a risolvere, purtroppo. Il rapporto invece con le istituzioni è come quello italiano? No, assolutamente. Vengono a rompervi le scatole? No, assolutamente, vengono a bere il caffè. Immaginate che questo capannone ce l'hanno dato le istituzioni, nel senso ce l'hanno consigliato loro. Abbiamo un rapporto veramente d'amicizia, sono completamente diverso, credono nelle industrie, credono negli investimenti, credono nella gente, quindi è bello, è molto più positivo. Qui possiamo crescere, abbiamo lo spazio per poter crescere, crediamo tantissimo in questo mercato, ma chissà, crediamo anche in altri mercati, quindi conosciamo bene quello che è tutto il supporto che diamo alle aziende ceramiche ed è positivo, sicuramente positivo. Vediamo, io incrocio le dita. Ma io sono rimasta veramente stupita per come ci hanno accolto, come ci hanno portato a vedere i terreni, a vedere i capannoni esistenti, quindi è stato sicuramente un impatto molto positivo e molto accogliente. E qui hanno proprio voglia che nascano nuove aziende e soprattutto capiamo che c'è molta attenzione nel andare a specializzare le competenze delle persone che abitano qui, quindi il fatto di formarle e costruire una loro professionalità. Questo mi ha fatto anche molto piacere. È un rapporto, direi, quasi a livello familiare diventato, perché da noi, prima di arrivare a decidere e a trovare l'immobile, abbiamo fatto parecchi viaggi e sempre seguiti dallo stato del Tennessee con i responsabili della contea, a seconda della contea dove andavamo. Per noi è stata una sorpresa immensa, piccola azienda, a che fare con questi colossi che ci trattavano come tutti gli altri, insomma. Negli Stati Uniti succede anche questo: cerchi le argille e dove le trovi? A Paris, cioè a Parigi. Quella che vedete alle mie spalle è una riproduzione fedele della Tour Eiffel. La cittadina si chiama così, vicino a Paris si trova Gleason, ed è lì che noi stiamo andando per visitare un altro importante fornitore di argille. Anche la multinazionale Imerys è presente qui nel Tennessee con le proprie cave, con i propri box per lo stoccaggio, gli impianti di miscelazione e anche il laboratorio per il controllo delle miscele. Imerys is a large global minerals company. Imerys è una multinazionale dell'industria mineraria con diverse sedi nel mondo. Estraiamo in particolare argille, caolini, feldspato, talco, carbonato di calcio e molti altri prodotti che vengono venduti nel mercato ceramico e in vari altri mercati. Imerys purchased the Kentucky Tennessee Clay Operation. Imerys ha acquistato nel 2001 l'azienda Kentucky Tennessee. Abbiamo una lunga storia con i nostri clienti. Qui estraiamo in particolare argilla che viene venduta nel mercato ceramico americano, piastrelle sanitarie e in altri mercati come l'elettroporcellana. Sanitaryware, electrical porcelain and various other ceramic markets.
Le miscele sono molteplici, abbiamo miscele personalizzate per le piastrelle ceramiche per clienti specifici. Le nostre due argille principali sono Tennessee Stone e Super Strength numero 2, entrambe molto tenaci, sono argille plastiche che permettono un'eccellente resistenza meccanica in crudo per la produzione dei grandi formati prodotti negli Stati Uniti. Questa macchina si chiama Gleason Clay Shredder, è un ottimo strumento che ci permette di sminuzzare l'argilla proveniente dalla cava fino a ridurla a 5 cm di diametro. Questo ci permette di mettere in contatto tra di loro le varie parti, le quali, uscendo da un nastro trasportatore, diciamo che vengono miscelate una prima volta. Le argille in uscita si accumulano e determina una seconda miscelazione. Nel momento poi in cui la ruspa carica in modo trasversale l'argilla sui camion, vengono miscelati ulteriormente una terza volta e questo ci permette di garantire al cliente una efficace miscelazione. La tecnica di estrazione è svolta principalmente da escavatori che estraggono l'argilla e la mettono sui camion per portarla nei depositi di stoccaggio e lavorazione, il tutto fatto in miniere a cielo aperto. Questi sono i drill core, con essi si possono determinare in fase preliminare, prima dello scavo vero e proprio, quantità e qualità dell'argilla che si trova sui siti estrattivi. In genere perforiamo fino a 100 piedi, 30 metri circa, di sterile che dovrà essere scartato in fase di escavazione vera e propria, prima che si arrivi all'argilla utile alla ceramica. Una volta che perforiamo e arriviamo all'argilla attraverso i carotaggi, facciamo la nostra analisi prendendo i campioni della carota, i quali vengono classificati in maniera opportuna e mandati nei nostri laboratori per i numerosi test di analisi e controllo. Facciamo svariati controlli, le analisi chimiche sono molto importanti e costituiscono la maggior parte dei controlli. Gli esami vengono fatti con apposite strumentazioni sia al momento della estrazione sia sulla miscela finita. Bene, Mr. Evans, in conclusione, quella è la nostra telecamera, al di là ci sono i ceramisti italiani, a lei l'ultima parola. Il lavoro rappresenta per il Tennessee un vero e proprio pilastro. Abbiamo avuto delle buonissime esperienze con l'industria ceramica ed è uno dei settori sul quale il nostro Stato sta concentrando tutta la sua attenzione. Saremo più che felici di poter incontrare nuove aziende italiane e valutare insieme a loro un cammino che porti a reciproche soddisfazioni. Bene amici, si conclude qui lo speciale Tennessee. Come concluderlo? Beh, direi nel modo migliore. Siamo tornati a casa con un bagaglio d'esperienza in più, abbiamo capito quanto sia difficile per un imprenditore recarsi all'estero con unità produttive, comporta sacrifici, comporta investimenti, però una volta che ci sei all'estero conta, il mercato diventa inevitabilmente tuo. Che tu sia un produttore di piastrelle, un fornitore di macchine o di servizi, quel mercato diventa il tuo. Certo, è avvenuto nel Tennessee qualche cosa di straordinario, in modo del tutto naturale, non pianificato, però nel Tennessee
è come ci fosse un sistema, è come se dall'Italia si fosse trasferito un sistema senza volerlo, così in modo del tutto naturale, e funziona perché tutte le aziende che abbiamo visitato esprimono numeri invidiabili. Ecco, ci lasciamo con un interrogativo: che cosa sarebbe oggi il distretto della ceramica sassolese se l'esperienza vista nel Tennessee l'avessimo trasferita anche altrove, in altri paesi. Grazie, arrivederci alla prossima settimana.